Eccoci qua ragazzi, siamo qua alla fiera Montichiari e sto guardando il reparto vintage Commodore. Qua vedete subito un bel Amiga 600 che lo vende a 120 euro, un Commodore 64C, un Commodore 64 biscottone, un po' di monitor, ecco qua vediamo anche un dataset. Ma diciamo che un qualcosina di interessante c'è. Bene, vedete? Registratori non originali Commodore. Sì, ce l'ha tutti. Sì, sì. Ah, ecco, vedo qua anche un 1541. Bene, dai. Per il momento tutto, un po' di joystick, floppy vari, joystick. Quasi quasi mi compro questo joystick. Vediamo, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ah, questo ce l'ho tipo anch'io, uno nero inglese. Questi qua, sì, DualShock, questo ce l'ho. E beh, devo dire, lì vedo un Apple, un Amiga 600 scassato. Qui questo banchetto vediamo Master System 2, Master System 1, le PlayStation e la PS1, il Mega Drive e il Mega Drive 2, là delle PlayStation 2 Big, un po' di materiale, Nintendo, un po' di cose, la 7. Vediamo, qui c'è un po' di joystick vari, anche quello della... Dimmi, c'è più un titolo in particolare? Bellino, dell'Atari, scacciapensieri vari e calcolatrici. Dai, qualcosa di interessante anche in questo banchetto c'è, una pistola. A dopo. Ecco qua, vediamo altre macchine interessanti. Una PlayStation Slim, una PlayStation Max 500, V20, sempre Mega Drive, là un biscottone, Atari, uno Spectrum 48K con le tastiere in plastica. È un po' di roba interessante, c'è bello questo 500, bello, bello giallo con la cover. E poi vabbè, qui vediamo diverse cartucce di vari console, DS, un po' di roba interessante c'è. Ecco qua un Commodore 64 biscottone con un drive 1541 prima serie, quello cremino chiaro, molto raro, così c'è scritto raro. Dai, una bella occasione. Eccoci qua ragazzi, alla fine della fiera. A parte cose di elettronica, un po' di chip, tra cui una CPU 6809 per il Vectrex, qualche Arduino, qualcosa per fare qualche progettino di elettronica, ma sempre legato al vintage, ho preso delle cose interessanti che sono tipo questi adattatori per il 1200, 600 ID 2.5 3.5, ne ho presi due, torna sempre comodi, un cavo SCSI 1, ma il pezzo più forte interessante è questo masterizzatore SCSI con l'alimentatore, bello, tenuto bene, che si usava soprattutto sugli Apple.
Come vedete, con le due porte SCSI 1, l'alimentazione a 220, e lo utilizzerò anche la selezione del SCSI device. Lo utilizzerò prossimamente, lo vedremo, spero in funzione, spero che vada, con lo Squirrel SCSI e il mio Amiga 1200. Questo è stato un bel acquisto. Se funziona. Al massimo dovrò cambiare il masterizzatore SCSI, ne ho uno, però quello che interessa, spero che vada la parte d'alimentazione. Quindi per il momento è tutto. Questo è il post fiera, come vi dicevo, ho preso un po' di componentistica retrocomputer che è qua dentro, soprattutto che si vede lì. Ha anche delle apron per l'Amiga 1200, Amiga 600 da programmare, un po' di connettorini e il 6809 per il Vectrex di ricambio, non si sa mai, la CPU del Vectrex. A presto, per oggi è tutto, vi saluto dal retrofiera e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.